In su. No, faccia in su, ho detto. Pancia in su, quindi con la faccia verso l'alto. Faccia su, non faccia in giù. Frate. Così, supino? Supino. Ok, ma Pino è morto. Pino su pecora. Ma Pino è morto. Pino è vivo. No, da mangiare su avete. Allora, quindi la botta l'ha presa, perché se fosse caduta così, magari la botta l'ha presa. No, è vero. Era pancia in su. E poi comunque metti sempre l'opzione che può essere stata avvelenata perché c'era. Cosa vuol dire informazione? Come può essere stata avvelenata? Noi non sappiamo nulla. Magari vabbè. Magari è stata avvelenata. Parla. Per favore. Parla. Cosa... No, cioè, cosa significa? Può... secondo me può essere. Siamo della narcotici. Visto che perché comunque aveva bevuto il caffè, cioè si è bevuto il caffè prima e faceva era dirigente di una ditta farmaceutica. E però c'è anche la terza opzione. Quindi si chiama la ditta farmaceutica, ci può essere. Luca, c'è anche comunque cose. Mi fai parlare. E Gianni è uno stronzo. Luca, posso dire una cosa? C'è anche la terza opzione volendo. Hai capito? Non si dice niente col pasticcino e poi battuta la testa. Possiamo andare. No, tipo me la mattina che mi sveglio dicendo la testa sulla finestra. Lo arrestiamo. Ma tu ridi, ma è vero. Perché insulta il signor Gary? Perché insulta la decenza. Perché Gary è un uomo di. E poi comunque. Di merda. Perché è vero, scusa. Tu quel figlio della montagna. Non può vuole aiutarci a risolvere il caso. Volevamo chiedere che sono intervistate. È una bellissima persona. Non risponde niente. Che tra poco giusto. Finirà in carcere. Ci hanno dato tutti madre, padre, albero genealogico. Non ci dice neanche come si chiama di cognome. Vergogna. 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 41 bis. No, no, esatto. Qual è il vostro sospetto principale per adesso? Secondo me. La polla. No, non la polla. O Gary. O Gary o suo padre. Perché pensavamo anche l'arma con un dente. No, però. Contro un dente. Contro un dente, l'arma contro il dente. La bottiglia che, cioè, avendo problemi dal culo. Infatti poi era pure scocciata. Una bottigliata. La bottiglia era anche scocciata. Ma comunque, cioè, se tiri una bottiglia che in testa si succede. Si dovrebbe rompere la bottiglia. Dipende, io ho visto gente che si spaccava una bottiglia di Jack Daniels in testa. Ti ricordi a Cesenatico quando è arrivato il tipo che gli ha spaccato il bottiglino di Jack Daniels? Sì. Che poi è pesante, figa. Ma andiamo. Va bene, grazie, arrivederci. Vuoi venire a casa mia? C'è un altro video. Giulia, ti sto riprendendo mentre ti smaciulli il dito. E questo finisce nel video dell'oratorio. Ciao moglie del bomber. Elisabeth, prego. Elisabeth. Grazie dell'intervista, Polla. Eh? Grazie dell'intervista, Elisabeth. Grazie. Prego.